Siamo con Vladimir Luxuria, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Innanzitutto, in questi giorni hai dichiarato il buon gusto è transgender. In che senso? Beh, una battuta che vuol dire che in cucina non esistono barriere, non esistono steccati, esiste invece l'influenzarsi, che se tu sei di un'altra nazione o di un'altra cultura e mi spieghi quella la tua ricetta, magari io posso pensare, ah, pure io potrei fare quella cosa così. E quindi magari il piatto della mia terra lo arricchisco con l'influenza appunto di chi ho conosciuto. E questo è ovviamente il tipico caso, il couscous di queste zone. Sono venuti gli arabi a metà del IX secolo, e da cultura diciamo così dominante è diventata anche una cultura dominata, perché poi grazie alla creatività dei siciliani che il couscous è diventata anche una variante trapanese ed è uno dei couscous secondo me più buoni. Quindi insomma in cucina creatività, nessuna barriera, largo alla fantasia, ovviamente non con accostamenti orrendi, tipo cioè le cozze non vanno con la Nutella, ma quando c'è la creatività che fa in modo che ogni piatto suoni bene, e allora è una gioia stare a tavola e condividere i frutti del lavoro con altre persone. Hai parlato di barriere, tu hai abbattuto molte barriere e sei un esempio per chi vuole farsi accettare. Non senti un po' il peso della responsabilità di questo tuo ruolo? No, anzi, io sono sicura che tutte le persone che generalmente lottano per non farsi mettere i piedi in faccia dagli arroganti si riconoscono nelle mie battaglie. Io ho cercato di farlo contro chi pensa che una persona, poiché ha una diversa identità sessuale, debba essere considerata inferiore. Però penso che anche tutte le persone che, per esempio, si oppongono al potere mafioso siano persone altrettanto coraggiose, che sanno cosa significa appunto non farsi mettere i piedi in faccia. Sei stata anche parlamentare, conosci bene i meccanismi e la politica. Secondo la tua opinione, in che direzione sta andando il nostro paese? Ah, meglio un piatto di couscous di veramente, ma di qualsiasi partito. Oggi io non voglio fare la disfattista, però secondo me se la prossima volta un ragazzo non va a votare alle elezioni, ha tutte le sue ragioni. Perché stiamo assistendo dalla regione Sicilia fino al Parlamento nazionale a ribaltoni, alleanze che cambiano, gente che cerca i voti mo da quello mo da quell'altro. Cioè la gente dice, ma gli ideali dove sono finiti? Cioè, ma questa gente fa politica perché si interessa anche dei miei problemi oppure fa delle alleanze per mantenersi la poltrona? Quindi non si lamentino più, secondo me, i politici dell'astensionismo dei giovani, perché io mi chiedo davvero quanto oggi la gente si possa riconoscere in questa confusione totale. Al mattino quando ti svegli, qual è fra tutti il valore a cui fai riferimento? Al fatto che c'è qualcuno che può avere bisogno di me e quindi è un buon motivo per alzarsi e uscire di strada, reagire e combattere. Nell'home del suo sito si legge: io sono colei che mi si crede. Chi è Vladimir Luxuria?
Ecco, ho fatto un altro omaggio a Pirandello, vedi, io ormai vengo così tanto spesso in Sicilia, faccio gli omaggi a Pirandello. Io sono Vladimir Luxuria, la mia più grande aspirazione adesso è quella di essere eletta ad honorem siciliana.